14 anni presidente della consulta delle persone disabili del secondo municipio. Tra 6 giorni ci sarà qualcuno che deciderà per noi, per i nostri figli, come dare le nostre vendite. Allora, come ha detto giustamente Gemma, sono anni, tantissimi anni che lottiamo, perché la 104 è una legge veramente giovane, del 92. Quindi le persone come me a suo tempo non avevano nulla. Mia figlia aveva 18 anni, io avevo già dovuto licenziare quando questa legge quadro diciamo è stata approvata. Quando poi c'è stata il 2008 ed oggi qualcuno ci dice che tutto è cambiato, stiamo assistendo a un'evoluzione veramente vergognosa. Penso che l'Italia è l'unico paese al mondo, forse in Europa, che questo problema sentire, che questo che ha questa evoluzione. Io ricordo che una volta le persone con disabilità erano, la società era accettata, adesso dopo la famosa diciamo copertina di Marrano, cioè la disabile, la carrozzina, veniamo percepiti come una zavorra, come un peso e tutto, diciamo questa, questo disegno politico ha fatto sì che ci sia, ci siano appunto queste leggi, che ci siano tutte queste situazioni che stanno fortemente penalizzare non solo le persone disabili, ma anche le famiglie. Ho sentito parlare del Fondo Nazionale, del 800.000 euro, che forse era finanziato per fare 800.000 euro, che voi sapete che il 99% di quelli della disabilità non avrà accesso a questi fondi. Le persone con disabilità cognitiva sono escluse del tutto, o quasi del tutto. Infatti sembrerebbe che non esiste più la parola disabile, etica, etica questa è inteso come stato di vita. Adesso esiste gravissimo. Adesso non so quale termine gravissimo, di solito quando parliamo delle persone disabili che hanno le disabilità. Quindi cosa significa che un figlio autistico non è gravissimo? Se la legge riconosce la persona disabile dell'articolo 3 come della totale indennità, io ve lo chiedo, com'è possibile che ci sia questa evoluzione, questa consistenza, che si voglia addirittura mettere un tetto di 13.000 euro, un tetto lordo, che se non erro 5.000 euro di spese, ma gli autistici non soffriscono di ausili, perché la persona autistica altre cose, bisogna di un'assistenza, bisogna di praticare tutte le attività, le trattamenti non potrebbero neanche essere considerate come spesa. E 13.000 euro, se un disabile è così fortunato di avere medica al 100% con accompagno ed ha una piccola casa di 20 metri quadri, è il tempo che scuola lo studio. Quindi questo sta a significare che tutti i disabili sono diventati ricchi. Adesso ci dicono che siamo egoisti, che le famiglie delle persone disabili non vogliono tenere a casa i nostri figli, i loro figli, che li vogliono e che hanno questo amore amoroso. Non riusciamo a capire il motivo, dopo le ultime conferenze, le ultime video mandate in giro, grazie a tutti, non so se qualcuno di voi l'ha visto dalla camera, abbiamo saputo che la persona disabile, quando esce dal nucleo familiare ed è inserito in una casa famiglia, ha diritto ai servizi. E sì, perché per la persona disabile i servizi sono socio-assistenziali, non sono tutti considerati LEA, tutti esigibili, bensì di LEA. Chiaramente tutto questo non è in linea con il riconoscimento della realtà dell'uomo, che peraltro è stata inserita anche all'interno dello Statuto di Comunità. Di cose che non vanno ce ne sono tantissime, negli ultimi tempi stiamo assistendo a tante, diciamo, a tante angherie, prima di una città che è come l'offerta. Abbiamo sportelli finanziati, ci lamentiamo che non ci sono fondi e poi finanziamo sportelli,
le famiglie che sono diventate negli ultimi tempi in modo particolare piuttosto agitate, nervose, per cui sarebbe anche meglio escluderle dalle rappresentanze istituzionali, perché non sono più adatte per rappresentare la disabilità, devono essere sostituite con altre figure. Insomma, io sono molto mortificata per quello che sta succedendo, ma la cosa che più mi rattrista è vedere questo cambio di tendenza, ossia io mi chiedo, ma in quale mano scelgono questi figli? Abbiamo visto il fallimento della Fondazione per noi, alcuni di noi a suo tempo lasciavano anche dei beni. Adesso io mi chiedo, quale sarà il futuro? Se adesso che siamo in vita non siamo in grado di tutelarli, i nostri figli, anche dalle ultime schede, non si sa per quale motivo, se avrebbero fatto un viaggio a loro, sono tutti stati graziati, perché comunque la scheda di valutazione, così come diceva anche prima Dino, gli dà una quoziente di intelligenza che non quale possono accedere ai servizi, perché non essendo c'è all'interno il criterio dell'OCDE, dell'OMS, comunque previsto dalla carta dei servizi, i disabili con l'ultima delibera, i disabili psichici sono stati tutti graziati. Un'altra cosa che volevo chiedere, voi cosa ne pensate? Cioè, io mi sento un po' sola, qui non vedo, oltre alle famiglie non vedo nessuno, non vedo le persone che si erano legate, le persone che ci rappresentano in certi contesti. Ho letto, sono andata a rete, non ho letto una parola a sostegno del nostro coordinamento. Questo mi fa sentire molto sola. Ci sentiamo con le famiglie, ci sentiamo sempre più abbandonati, ci sentiamo sempre più, in un certo senso, usati. Perché a questo punto, quando sappiamo che ci sono le manifestazioni che interessano a qualcuno, siamo invitati, no? Siamo diventati un po' delle clac che a comando vengono invitati nei posti. Quando poi si tratta di dover far valere i nostri diritti, mi sembra bene che siamo noi, siamo gli stessi, sempre di meno. Alcune famiglie del mio municipio, mi hanno chiamato il primo municipio, il secondo municipio, ed è il primo municipio che con una mozione ha dato sostegno a questa iniziativa, per cui io ringrazio il municipio e tutti i consiglieri che a loro volta si sono fatti già carico di, sono già intervenuti presso il sindaco, sono, come ho sentito anche da settimana, anche gli altri municipi si stanno buttando su questa linea. Quindi cosa devo dire? Che Dio ce la mandi buona, che Dio ce la luce, vediamo 19. Grazie a tutti.